In un paese come l'Italia che cerca di aggrapparsi al treno della ripresa è importante saper cogliere le opportunità fornite dall'innovazione, opportunità che deve cogliere anche il territorio del Cassinate alla luce delle ultime novità sull'FCA. E proprio la FCA e la sua capacità di affrontare la crisi economica può essere un modello per le altre imprese. Ne è convinto il professor Riccardo Varaldo che nella sede della BPC di Cassino ha presentato il suo libro La nuova partita dell'innovazione. La Fiat ha vissuto la crisi, ha subito la crisi internazionale, ma ha reagito, e se tutte le aziende italiane, o almeno una buona parte, avessero fatto altrettanto in termini di capacità di reazione, probabilmente l'Italia oggi riuscirebbe a far crescita e non essere in una fase difficile nella rincorsa alla crescita. Ma per cogliere le opportunità di crescita di un territorio come quello del Cassinate diventa necessaria la sinergia tra aziende ed università. È una sinergia proattiva, dico io. L'università deve essere collegata col mondo imprenditoriale e le teorie che studia, tutto ciò che viene fatto nelle nostre aule, deve avere una finalizzazione con le imprese, altrimenti il nostro lavoro non ha quel ruolo che dovrebbe avere nella realtà quotidiana. Quindi il ruolo è fondamentale, noi pensiamo di saperlo svolgere, di poterlo svolgere al meglio. Lo scopo e la finalità crescente dell'Università di Cassino deve essere quella, a mio parere, di promuovere e diffondere innovazione, scambiarla con il mercato e fare in modo che le risorse, i talenti del territorio restino sul territorio come fattore produttivo. La formazione dunque è il presupposto necessario per essere competitivi. Il connubio tra imprese e università è l'unico modo che penso ci resta per poter essere competitivi su un mercato internazionale così forte e così competitivo. Ma di cosa altro ha bisogno il paese Italia nel suo insieme per risollevarsi a livello economico? Abbiamo bisogno di fare una rivoluzione industriale, di un nuovo rinascimento industriale in cui la persona assume un ruolo molto più importante del passato, anche perché oggi l'innovazione, la capacità di lavorare in qualità, in innovazione è molto importante. Anche per le piccole e medie imprese, perché in passato le piccole e medie imprese lavoravano come subfornitori delle grandi imprese, dovevano fare le cose perfette. Esattamente come gliene passava la grande impresa, oggi non è più così.